Buongiorno a tutti e benvenuti in diretta ancora oggi con una nuova puntata di Good Morning Milano. Sono le 12:32 minuti in questo istante, oggi è martedì 24 maggio, una giornata importante per noi, una puntata davvero interessante perché, vabbè, chiederei subito ad Arma di staccare sul nostro totale e far vedere chi abbiamo qui ospite con noi oggi. Abbiamo Isabel, ma ovviamente Isabel non è venuta a raccontarci niente, ma ce lo racconterà invece Dario Martinali. Buongiorno Dario. Buongiorno. Che diciamo sarai la voce di Isabel oggi. Esatto. Che ci viene a raccontare una storia in realtà molto, molto interessante. Ve lo dico subito, parliamo di cani, parliamo di ospedali, parliamo degli animali di compagnia, non parleremo, dico anche di cosa non parleremo, non parleremo di pet therapy, non parleremo quindi del cane inserito in una terapia per superare certe difficoltà o per aiutare chi ha certe disabilità o cose del genere, no, parleremo però di quella possibilità che alcune leggi in realtà difendono, ma poi è un po' difficile, di avere ad esempio proprio animali di compagnia, se rientra in certi canoni e con certe specificità, ad esempio al proprio fianco durante le degenze in ospedale, oppure la possibilità di fare ad esempio volontariato negli ospedali portando i cani semplicemente a fare compagnia a chi fa delle degenze magari di lungo termine. Ma direi che per parlare meglio, per spiegare meglio, io darei la parola proprio a Dario Martinelli, insomma un amante dei cani da sempre. Come ti sei avvicinato ai cani, Dario, tu? Io ho cominciato col primo cane ancora 12-13 anni fa, ho iniziato il percorso frequentando la scuola cani di salvataggio e da quello, avendo preso il brevetto e potendo entrare liberamente in acque che normalmente sono vietate a loro, ho avuto questa passione per gli animali. In generale io, essendo il terzo labrador che ho, perché la prima e la seconda, purtroppo prima una, poi dopo a 9 anni sono purtroppo morti di tumore al cervello. Non ne volevamo più, però questa, siccome sarebbe la figlia del cane di mia figlia, che era in un allevamento dell'ex genero, loro la portavano a esposizione di bellezza, perciò viveva solo casa, esposizione di bellezza. Ultimamente, un anno e mezzo fa, cioè uscendo dalla casa, altri labrador l'hanno aggredita e gli hanno dato 27 punti. Oh, povera. E loro automaticamente, non andando più bene per l'esposizione di bellezza, non serviva più, come in generale una certa parte di allevamenti. Allora a questo punto l'abbiamo presa, a parte che è diventata bellissima, ha ripreso tutto. Però è circa da un anno e mezzo a questa parte, da come docile e da cosa si presta, ho visto che nelle strutture ospedaliere, cioè che richiedono, e ci sono tanti animali sia di proprietario che vogliono far volontariato all'ospedale, c'è questa retrosia per farli entrare. Retrosia che, malgrado le normative, da cosa arriva secondo te? C'è un qualche retaggio di È un discorso, secondo me, che c'è una retrosia verso una buona parte verso gli animali, perché forse non li conoscono. Perché teoricamente anche quelli che normalmente un cane che sente la paura di quello che, della persona, l'individuo che ha paura, il cane tende ad avvicinarsi. Cioè il cane buono, è come per dire, vengo, guarda che non faccio niente, apprezzami. Perciò teoricamente cani, e ce ne sono tanti, poi è evidente nella massa come nelle persone umane, c'è il buono e il cattivo. Però questi cani qui, cioè il Labrador, il Golden, il Terranova, alcuni tanti cani piccoli, sono predisposti proprio per queste terapie, nemmeno terapie, per questo, questa, io le chiamiamo attività ludica, che nel gioco e nel rilassamento verso i pazienti negli ospedali. Perché noi abbiamo fatto l'esperienza nell'ultimo anno, andando in certe strutture che ci avevano accettato, portandoli in queste strutture automaticamente si vede l'esigenza da chiamarlo, toccarlo, cioè è solo il fatto da mettere una mano sopra il cane, si nota che hanno un attimo di rilassatezza. E questo che ultimamente sembra che sta andando in porto, anzi senz'altro va in porto, andare in una struttura dove, cioè, andrà in un reparto di sclerosi multipla, in un reparto di Wolf, nelle scuole, nelle residenze e nella neuropsichiatria infantile, che hanno richiesto la sua presenza. Ecco, ma perché? Cosa dicono alcuni, appunto, degli studi che avete trovato e, insomma, hai cercato
di far capire quanto è importante, sì. Cioè che cosa sì. Si è messa su sì, al pelo, sì, si è un po' tirata indietro, eccola qui, cioè, aveva un po' paura la telecamera, si è un po' tirata indietro. Che cosa si denota appunto dagli studi che ci sono, perché insomma è una materia che in realtà in tutto il mondo è molto seguita? Sì, sì, senz'altro, cioè allora innanzitutto evidente la cosa basilare e la più importante è la pet therapy. Evidente, per fare pet therapy ci vogliono dei corsi strutturati e ci vuole una certa preparazione del cane, a parte che io dico neanche del cane quanto del conduttore, perché immagino. I cani ce l'hanno innato, allora se sono predisposti non ho bisogno di nessun corso. Il problema è che più che altro quello che io vedevo è che ci sono tanti altri, come per esempio io sono un bellissimo privato, ho un cane che è buonissimo, non è bordace, è assicurato, è vaccinato, è microchippato, cioè ne ha tutte, perciò dico sempre, volendo fare un volontariato gratuito presso in qualche ospedale, residenza sanitaria, qualsiasi posto, non vedo perché c'è questa restrizione a non farlo entrare. Io senza darsi il diritto di dire tutt'altro. Escludo proprio il discorso da dire è un po' come ci sono associazioni di volontariato in ospedale, così perché no? Allora diciamo, a Milano c'è la clinica De Marchi, c'è il Fate Bene Fratello, c'è il Niguarda che vanno a fare pet therapy, anzi sono strutturati per entrare nelle sale operatorie addirittura, perché hanno un corso principale. Noi non vogliamo arrivare qua, io quello che voglio far capire è che ci sono tante città, anche Emilia Romagna, cose del genere, che dai spunti che ho visto, che hanno già accettato, non vedo perché c'è quella retrosia, per punto, a parte loro per fare volontariato e dare questo supporto, ma anche proprio per i degenti che hanno il proprio animale. Oltretutto che con il discorso che con dalla regione Lombardia ci sono già queste normative, perché da una normativa che era stata firmata dall'assessore Galeva a suo tempo esistono queste cose già da tempo, soltanto che dipende un po', lo che è definitivo dipende dai direttori sanitari delle strutture. Perciò teoricamente io sono dell'idea che se il direttore sanitario è propenso per gli animali, la strada è già leggermente aperta. Se è chiuso verso questo discorso, l'animale non potrà mai entrare. Ecco, perché mi dicevi appunto, le normative esistono, sì. Anche regionali, quindi insomma si è superato diciamo, i vari allora, step, per dire l'Unione Europea dice quello, ma poi bisogna per recepire, la Stato deve... Siamo già arrivati a un assessore regionale che... è riuscito a far passare appunto certe regole. Ho strato una cosa degli animali della regione Lombardia che dice con il regolamento regionale non dare degli animali ai politici regionali, che già c'è troppa gente che vuole darglielo, quindi leggici bene cosa dice appunto regione Lombardia. La regione abbiamo individuato i criteri per l'eccesso di animali d'affezione alle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, fornendo una risposta alle cose varie. Entro la fine dell'anno tutte le ASST a regime, 16 delle 20 ASST lombarde, ha spiegato l'assessore, hanno già deliberato il proprio regolamento interno e già oggi è possibile per i pazienti ricevere la visita dei propri animali d'affezione, le altre 11 lo predisporteranno comunque entro l'anno. Però malgrado tutto questo... Di che anno è però questo? Allora, questo è dell'inizio, 13 aprile 2017, dice che entro l'anno, entro il 2017, tutte le ASST dovrebbero essere... E invece non siamo proprio così, mi sembra di capire, giusto? Io vedo anche, ho stracciato anche che da Treviglio, l'azienda ospedaliera di Treviglio aveva già anticipato tutto il regolamento relativo alla questione animali. È stato approvato a settembre del 2015... che prevede che gli animali domestici possono accedere all'ospedale e rimanere accanto ai pazienti proprietari. Cani, gatti e conigli possono dunque avere libero accesso a tutti gli ambienti, escluso alcuni reparti, ad esempio rianimazione, anestesia, chirurgia generale, ostetricia e ginecologia. Gli animali domestici devono essere in regola con il paziente, compulare eventualmente qualche modulo, essere puliti e avere le varie normative. Perciò di conseguenza è già da anni che ci sono in diverse regioni, Emilia Romagna, ci sono tante regioni che sono già approvate, però purtroppo... Infatti mi hai anticipato appunto quello che ti volevo chiedere, che tipo di esperienze ci sono in Italia o all'estero, o ci sono già state, per far capire come può funzionare questa cosa? Ma all'estero è anni e anni appunto che teoricamente già c'è questa funzione, è l'Italia che cioè bene o male secondo me la più arretrata in materia. E appunto in diversi porti dell'Italia sono già appunto valide queste normative.
Io quello che recepisco è la Lombardia, perché dove risiedo e dove frequento, che avendo l'esperienza di aver notato queste cose qui, dove noto la maggiore ostilità verso questi. Però soltanto che, ripeto, entrando in determinate strutture vedo che automaticamente c'è la voglia da vederli, da toccarli. Difatti io inizialmente ero passato con l'ultima struttura che sono andato, facendo la proposta, a passare solo dall'accettazione e dove ci sono i poliambulatori. Perché teoricamente quando uno è fermo lì per fare una visita, piccolo, grande, importante o meno importante che sia, vedi questi che si tesi, come lo saremo noi quando andiamo appunto in quelle scuole. E vedo che solo il fatto da passare, senza fare niente, solo passare, vedi il sorriso di questi pazienti. Perciò un qualcosa comunicano. Perciò non vedo perché non devono essere utilizzati. Che poi oltretutto a costo zero. Perché noi dedichiamo questo tempo a costo zero gratuitamente solo per il piacere dell'animale e dare il piacere anche appunto verso gli altri. Piacere che, siccome io lo noto, essendo già anche oltretutto volontario in sclerosi multipla dell'AMO di Milano, perciò vedo le esigenze dei pazienti, che cosa chiedono appunto in generale. Appunto, volevo chiederti, tu hai già fatto qualche esperienza del genere, sei riuscito comunque a convincere qualche direttore sanitario a fare qualche esperimento, provare così, che cosa hai visto, che cosa hai percepito? Allora, io ho iniziato circa 5-6 mesi con Isapel, che siamo andati in un istituto, adesso non dico i nomi per fare magari pubblicità o per creare qualcosa. Siamo entrati in una struttura e automaticamente c'erano due ragazzi, posso dire i nomi perché tanto quelli non cambia niente, Walter e Antonio, che sono due ragazzi diversamente abili su una carrozzina che non reagiscono normativamente. L'unico loro discorso che dicevano è che con il dito, se abbassavano, vuol dire che non accettavano la cosa, se alzavano il dito vuol dire che le andava bene. E ho fatto un 8-9 incontri di fatti con loro e di fatti si vedeva una reazione sempre pollice su. L'unico loro discorso era quello che io potevo recepire, quello perché lo sguardo era abbastanza, forse, cioè, quelli della struttura riescono a capire qualcosa meglio, io nella cosa quello che vedevo era solo quello. Però è interessante capire come appunto subito hanno recepito e accettato la presenza di Isabel. Dopo alcuni incontri, dopo aver dato tutte le mie documentazioni di una cosa e l'altra, l'hanno benissimo accettato. Anzi, il bello è stato ultimamente che in una giornata, uscendo da questa struttura, che era il bel tempo, gli ho dato in mano il guinzaglio a questo ragazzo, cioè gliel'ho dato una cosa lunga, gliel'ho avvolto nel coso e sembrava che lo portava lui in totale. Cioè. Poi l'ho messo su una panchina e è stato lì diversi minuti con la mano sopra, cioè solo con la mano sopra si vedeva gli occhi che avevano un'espressione diversa, non riesci a capire che cosa possa... Sì, credo che senza vedere questa scena non si possa... Se tu metti una mano sopra un animale, specialmente chi ha delle disabilità, percepiscono cose che forse noi non sentiamo. Perciò quello mi ha dato poi lo spunto da poter aumentare l'interesse e vedere perché, cioè, non si possa entrare. Poi oltretutto il discorso che, cioè, io questo percorso, ecco, forse era da me permettere prima, io questo percorso appunto un anno e mezzo, due fa, l'avevo iniziato con un'amica Graziella, che è una socia di un allevamento di Labrador, che tu credi, avendone tanti, anche lei parlandone piaceva questa esperienza, oltretutto perché era una cosa in più che l'allevamento poteva dare. E difatti ci sembra, perciò di conseguenza non è che sono solo io col mio, eventualmente c'è il sostegno di e poi si possono incrementare, che qualsiasi, avendo il cane adeguato, sapendolo come condurre tutto quanto, è libero tutti quanti questo, e dopo dipende da dimostrare che sei idoneo a stare in mezzo al pubblico, fare determinate cose. Perciò di conseguenza anche un allevamento è preposto a fare queste esperienze, anzi di più, è 6 mesi che lei sta facendo un corso e ha già ottenuto il primo step per insegnare automaticamente i propri clienti, amici o cose del genere, come condurre gli animali. Questo è uno step che teoricamente poi alla fine porta proprio a fare la pet therapy reale, però ci vuole anni. Infatti è molto interessante questo, cioè che tu stai proponendo una cosa molto semplice che però apre poi dei grossi capitoli, cioè che poi uno può arrivare fino poi a fare pet therapy volendo, ma volendo può semplicemente fermarsi, fare volontario col proprio cane e portare un po' di sollievo, difatti, di compagnia. Scopo, mio personale, è fermarsi solo, dare del sollievo a delle persone
che lo cercano. Sì, 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 sì. Poi dopo la rimanente, primo anche un po' per l'età, perché forse quella è meglio lasciarlo ai giovani, siccome un percorso un po' più lungo lo lascio ai giovani, però è un'apertura che può portare anche quello. Perché giustamente, cioè, per determinate persone serve un corso degli approfondimenti, ma però ci sono con dei cani e certi conduttori che sanno come condurli o che da anni li hanno, che non è che serva fare quello, soffermandosi solo a quella tipologia. Ecco, Dario, dove possiamo, come possiamo e dove possiamo trovare del materiale su quello che stai facendo e come possiamo magari per aiutarti se vogliamo spingere io, la tua causa? Io queste cose qui le ho estratte girando appunto il discorso su internet. Secondariamente ho contattato l'ufficio tutela degli animali del Comune di Milano, che gentilmente mi hanno fornito la normativa, mi hanno dato dei suggerimenti, una cosa e l'altra. Poi dopo, andando su internet, c'è tante strutture. Il problema è che andando su internet in generale si vede tante scuole, diciamo, tanti che fanno tanti corsi, che, come dicevo prima, però quello sono dei corsi che vanno per un'altra tipologia, secondo me. Questo è un inizio di apertura per dare un sollievo ludico e ricreativo. E lo ripeto, non di pet therapy, perché entrando nel pet therapy abbiamo questa istruzione, giustamente devono avere altre tipologie, altre conoscenze, ecco. Però anche solo proporsi come dare un attimo di conforto a queste gente che ogni giorno in generale sono lì, che magari non gli passa mai il tempo, e è un momento di sollievo che si dà, insomma, e difatti si vede quando si portano in queste strutture. Poi automaticamente basta vedere, cioè non dico perché è la mia, ma un cane come questo, che cosa possa essere, cioè gli puoi mettere anche la mano in bocca che non fa niente, cioè non ha, cioè perciò di conseguenza. E non credo che sia proprio a suo agio in questo momento, tra parentesi, poveretta, cioè, quindi insomma potrebbe anche ribellarsi invece per niente, lì tranquilla, serena, sul suo asciugamano. Anzi, non interessa niente. A sentire, anzi, guarda tutt'altra parte. Infatti, cioè, ci dice: voi fate pure, poi ditemi quando avete finito. Abbiamo quasi finito, Isa. Allora, ricordiamoci bene: allora, che cosa chiedi, Dario? Io chiedo che ci sia da parte delle strutture, sia di residenze che anziani o ospedaliere, che ci sia un'apertura verso questa tipologia di animali. Che, ripeto, non dovendo fare pet therapy, che è un altro discorso, entrare solo per dare un sollievo agli ammalati, dicenti, ai visitatori, a chi deve fare una visita. Perché con le relative modalità, se hanno le normative a posto, hanno le assicurazioni, hanno il libretto sanitario come si deve, si sono puliti, sono animali che danno solo sollievo, non disturbo. Poi se eventualmente, come senz'altro, ci sono persone che non accettano gli animali, si percepisce, perché ogni conduttore di cani lo capisce, se uno non viene recepito, evidentemente si lascia da parte e continua il suo percorso, non è un problema. Perciò è un'apertura e soprattutto dare la possibilità anche agli ammalati e degenti che possano, anche se c'è la legge, se c'è la normativa, che possano entrare a trovare i loro padroni conduttori appunto ricoverati, che poi siano in un locale idoneo con degli orari è fuori dubbio, però dare la possibilità, c'è una normativa, è solo un input della direzione sanitaria per approvare queste cose. Perfetto, insomma, l'abbiamo capito, la richiesta è molto semplice in realtà, le regole ci sono, le norme ci sono, perché non applicarle, perché non cercare magari con chi già da un po' insomma cerca nel campo di trovare soluzioni, magari mettersi un attimo a un tavolo insieme a Dario e capire che cosa si può fare per portare queste splendide creature che davvero danno tantissimo, richiedendo in cambio davvero poco, nelle strutture ospedaliere, anche semplicemente, come diceva, anche solo al triage, come si dice, no? All'ingresso, farle passare di lì, già esatto. Sarebbe diverso per molte, molte persone che magari, ahimè, devono troppo spesso andare in queste strutture ospedaliere. Io, Dario, ti ringrazio davvero tantissimo per essere stato qui con noi. Grazie a voi. Gli diamo un premio a Isabel, è il minimo, che lo merita. È il minimo che dobbiamo dargli, anzi la ringrazio anch'io.
questa qui tranquilla, bravissima, è stata davvero... Ciao, li facciamo, eh? Scodinzola come una matta, quindi si dice che quando scodinzola sono contenti, sì, esatto, cioè va benissimo. E questi tipi di cani scodinzolano sempre, cioè sono sempre, cioè quelle perché si adattano a... Bella vita, quindi, insomma, come si dice, la vita da cani, altro che, anzi, Isa? Sì. Davvero, grazie mille di essere stati qui con noi oggi ospiti. Dario, facci sapere come vanno le cose, seguiremo e vedremo se, insomma... dopo le parole, come si dice in questi casi, seguiranno i fatti. Va bene, grazie mille Dario, grazie mille a tutti voi che ci avete seguito. Vi ricordo che potete rivedere questa puntata subito, anche adesso, finita la diretta, è di nuovo disponibile sui nostri canali Facebook, poi anche su YouTube, anche poi a breve sul nostro sito internet con l'articolo giornaliero su Good Morning Milano. Io vi do appuntamento oggi pomeriggio alle ore 18 con l'edizione della sera dell'informazione di Milano All News. Good Morning Milano invece torna domani alle 12.30, sempre qui in diretta. Grazie mille, arrivederci e a presto.